Astolfo non si fermò a esplorare, ricercare tutto, perché non era salito lì con quell'intenzione. A quello effetto, dall'apostolo Giovanni fu condotto in una valle stretta tra due montagne, dove miracolosamente era raccolto, ridotto, ciò che viene smarrito o per nostre mancanze, o per colpa del tempo, o della sorte. Ciò che qui si perde, si raduna, si raguna là. Non parlo solo di regni o di ricchezze, sui quali la ruota della fortuna si esercita instancabilmente, instabile, ma voglio riferirmi anche, intender ancora, a ciò che la sorte non ha potere di togliere, tor o di dare agli uomini. Lassù vi è la fama degli uomini che il tempo, come un tarlo sulla terra, a lungo andare divora. Vi sono poi infinite preghiere e voti fatti da noi peccatori a Dio. Le lacrime e i sospiri degli amanti, il tempo che si perde al gioco inutilmente, il lungo ozio degli uomini ignoranti, progetti vani che non si realizzano mai, non han mai loco. I desideri vuoti sono talmente tanti che occupano la maggior parte di quel luogo. Ciò che insomma quaggiù tu abbia perso, potrai ritrovarlo salendo lassù. Il paladino, passando per quei mucchi, biche, chiede alla guida ora di questa cosa, ora di quella. Vide un monte di vesciche gonfie d'aria, tumide vesciche, che sembrava avere al suo interno tumulti e grida, e imparò che erano i regni, le corone, antichi degli Assiri e della Lidia, della terra Lida, dei Persiani e dei Greci, che in passato erano stati famosi, ed ora ne è quasi dimenticato perfino il nome. Ami d'oro e d'argento vedeli vicino ammucchiati, che sono i doni che si fanno con speranza di riceverne una ricompensa, mercede ai re, ai principi avidi, avari, ai protettori. Vede tra le ghirlande trappole nascoste, ascosi lacci, si informa e sente dire che sono tutte adulazioni. I versi che si fanno in lode dei signori hanno la forma di cicale scoppiate. Vede che gli amori sfortunati, i mal seguiti amori, hanno forma di nodi d'oro e di catene ricoperte, di gemme, gemmati ceppi. Vi erano artigli di aquile che rappresentavano, ho saputo poi io, l'autorità che i signori conferiscono ai loro vassalli, i mantici che riempiono i balzi scoscesi, i greppi del ballone lunare, sono gli onori labili come il fumo dei principi e i favori che concedono ai loro favoriti, Ganimedi, che sfumano assieme alla giovinezza.